Non so chi di voi lo conosce quel libro di Manganelli che si chiama Sconclusione, che è da vari anni che non si trova purtroppo più in commercio. Leggo alcune pagine, che è l'inizio di questo, non so se chiamarlo, romanzo Sconclusione, e. È un po' cucito, cioè direi che c'è un salto in mezzo. L'aveva messo insieme Ermanno Cavazzoni anni fa per una rivista che facevamo. C'è un salto di alcune pagine. Con calma, lentamente, rimisi mio padre nel cassetto. Non mi lasci mai fuori la sera, si lamentò con quel suo fare crucioso e villano che per un istante mi diede fantasia di stritolarlo pian piano nella mano, farmene colare il suo sangue di pipistrello per le mani. Gli risposi con calma, da piccolo ho studiato coi fratelli cristiani. «Lo sai che ti fa male?» «Tacqui!» «Sei vecchio!» aggiunsi affettuosamente. «Presto sarai morto comunque!» Allora ti metteremo a putrefarti sugli alberi, tra le belle foglie dell'Ipocastano. Sì, del chi l'ipocastano, disse mio padre, con quella sua voce milanese, odiosa e codarda. Anche l'altra volta me l'avevi promesso, poi me l'hai messo nel culo l'ipocastano. Rabbrividì. Quando avevamo circa la stessa età, ma io ero insieme più forte, più incauto. Perché ero morto un minor numero di volte, spesso mi accadeva di percuotere selvaggiamente mio padre per ore, con cinghie, bastoni, grossi chiodi, vetri rotti, specialmente sulle gengive e sui genitali, che egli ha grandissimi, e che ama di dipingersi in modo esibizionistico. Lo picchiavo perché bestemmiava, facendo soffrire mia madre, e in breve tutto il suo discorso non era che un turpiloquio immondo. Tanto che districare il senso da quel suo orrendo vaniloquio e rimpresa angosciosa. Feci sperma, Dio, Orina e in pietà da suburra accerchiavano qualunque sua frase, anche povera e inetta, ed egli era in ogni momento separato dai suoi simili da una barriera di labirintiche fognature. Ricordi, ripresi con dolcezza, che allora morì anche nostra cugina Aurelia. Quella vacca, disse mio padre, non senza dolcezza, già che aveva fornicato spesso con mia cugina, anzi l'avevo uccisa durante la ricerca di un orgasmo specialmente ghiotto e arabescato. Sì, la vacca lo assecondai, ma questa volta l'ipocastano è tuo. Parve placato, mi sogguardò mentre lentamente chiudevo il cassetto. Lo sentì urlare e mi ricordai di non avergli dato nulla da leggere. Mio padre è incolto, ma sempre coltivato certe letture inerti e ripetitive, grandi orari ferroviari del primo novecento, egli si trascina e compita a gran voce le lettere, i nomi delle stazioni, gli orari di partenza e arrivo. Una curiosa miscela di Ariosto e Tasso. Che gli aveva specialmente preparato un suo, ovviamente mio, parente psichiatra durante un suo lungo attacco di demenza altamente specializzata, libercoli erotici progettati per il giorno in cui le rane e le farfalle avranno scoperto la pornografia. Apersi il cassetto e gettai a mio padre alcune pagine di un vecchio almanacco telefonico, sul quale. Come usavo una volta, gli abbonati sono disposti secondo gli alberi genealogici ed anche la numerologia accompagna grosso modo l'accatastamento familiare. Mentre richiudevo il cassetto, udì un orrendo sagrato, ma questa volta era di piacere, giacché mio padre amava enormemente quel libro curioso. Tanto che durante la lettura, smozzicata per le vaste dimensioni dell'itinerario, per me era dolcezza lo sfintere gli si dilatava, ed egli riempiva il cassetto di un tanfo torbido, che per lui aveva tutti i toni e modi di un'enunciazione critica. Ora mio padre per qualche ora sarebbe stato tranquillo tra i suoi libri e le sue feci, meditando e assaporando che cosa. Certamente il vecchio è troppo solo, ma invano ho cercato di trovargli un compagno dell'età e della pezzatura giusta. I miei mezzi non mi consentono di far costruire una scrivania di misura bastevole per due vecchi che giocano a carte. Se domani non piove, mi dissi, lo metto a galleggiare con i pesciolini rossi. Ora salirò al primo piano. Vivo infatti in una villetta a due piani, due vani per piano. Andrò a raccontarlo a mia madre. Da qualche giorno ho sistemato mia madre in un grosso bicchiere verde da osteria e le ho messo dentro le cose che le servono: un ago con refe per ricucirsi le membra quando si slegano per la corruttela delle articolazioni, un minuscolo rosario di plastica considerato valido da otto confessioni religiose. E che, pertanto, e che pertanto le offre un buon fondamento teologico e sul quale striscia, lasciandosi dietro una lumacatura dalla quale si può dedurre quanto sia intensa la sua devozione. Oggi è tutta bava, segno che il suo Dio, quale che sia il Dio di turno, le va a genio. Mia madre, di fatti, sarebbe stata una teologa di classe, ma la sua iracondia glielo ha impedito. Ella non esita a distruggere un Dio con il quale litighi, o perlomeno a danneggiarlo. Due anni fa diede l'influenza ad una divinità gnostica fortunatamente secondaria e per mesi una terribile siccità devastò l'Europa meridionale. Eppure un essere minuto, più che un essere un mucchietto di resti mallegati, una colla di donna tra liquide grumosa. E può essere che qualcuno di quei suoi pezzi siano di precedenti cadaveri che lei è riuscita a portarsi dietro, giacché è sommamente avare e conservatrice. Non dovresti permetterglielo, disse con voce dolce e pacatamente insinuante. Sospirai. Forse preferivo il gergo sordido di mio padre. Dire di no a mia madre mi era sempre difficile. Ora la questione era semplice. Prima di alloggiare nel bicchiere verde, mia madre era stata ospitata in un vecchio apparecchio radio che trasmetteva alternativamente la cavalleria rusticana e comunicati domestici. I comunicati domestici ora non sono più così di moda, ma allora erano una novità e la gente che si era stancata delle sventure planetarie s'era divertita per qualche secolo a notizie come Giuseppe ha cambiato cravatta. Maria non sposerà Luigi perché? E seguivano cronache minute della durata di ore, di giorni. Vi erano vari canali di comunicati domestici. Uno seguiva le agonie, un altro predisponeva le disgrazie stradali, particolarmente apprezzate per il frastuono delle ferraglie e l'urlo dei morenti. Altri erano amore come affetto oppure come sesso. Con trasmissione di interminabili coiti, altri si occupavano di fatti diversi, come appunto le cravatte di Giuseppe. Un cronista solerte scoperse un giorno la faccenda dei genitali dipinti di mio padre. Ora, genitali dipinti se ne sono sempre visti, ma veramente. Ma veramente mio padre andava oltre ogni limite. Miniaturisti insigni allegorizzatori, miniaturizzatori giapponesi, cromatologi avevano trasformato le sue pudende in un museo cangiante, affascinante quanto repulsivo. A quel tempo mia madre aveva incontrato un Dio sessualmente astensivo e pertanto non aveva seguito questa bizzarra evoluzione del gusto di mio padre, dal quale a mio avviso non erano assenti elementi vagamente mistici. Il fatto si riseppe e mia madre nebbe ne notizia dalla radio in cui alloggiava. Offesa nella sua sensibilità di donna e di religiosa, fece un putiferio. Fu allora che cominciai a picchiare mio padre, finché un giorno, in preda a un dissennato furore, a forbiciate, morsi e rasoiate, lo castrai del tutto e definitivamente. Quando ebbi sollevato dal papà la bocca sanguinolenta, mi resi conto, dal suo sguardo perplesso, che avevo esagerato. Per una volta mio padre mi umiliò con la sua signorilità. Si raccolse i pezzi di carne e mormorando un... o oh, questa poi se n'andò. Non osai raccontare nulla a mia madre. Le parlai di accordi, di patteggiamenti un po' alla volta. Poi decisamente guastai la radio e passai mia madre in un telefono dal quale poteva ascoltare non meno di sedici conversazioni selezionate al giorno. Per cui pur mancando la musica ella si trovava pur sempre nel cuore della vita come si esprimeva. Ma talora si ricordava di quel tema e accennava con peritosità le pitture. A quei tempi mia madre era ormai grande come un pipistrello, altrimenti non ho dubbi che sarebbe andata di persona a castrare mio padre. Ma la sua pochezza la costringeva a delegarmi quel compito che la stessa avvertiva in grado. Col tempo mio padre si corruppe, perse altre parti, morì, riprese una sua sordida vita risecca e triste, continuò a morire, ogni volta lo si cambiava di deposito, si pulivano quelle sue cartilagini e il problema delle pitture era ormai passato. Mia madre tuttavia riusciva a portarselo dietro da una morte all'altra, sempre in numero minore di quelle di mio padre, già che era vissuta più sobriamente. Ogni tanto quel tema riappariva. Ma come fai a zittire quella vagina semiceca, quelle labbra ormai di nulla, un gorgoglio di liguame che allude alla nascita? Odiavo mia madre, ma più dolcemente. Dopotutto parlava con proprietà, perfino con grazia. Dissolverla, ne... Dissolverla negli acidi, come si usava una volta, non serviva. <ride> Poteva capitare di vederla tornare in casa con un gran cappotto marrone, una valigia di fibra con i certificati scolastici, un ricettario di torte e quella sua faccia gonfia e virtuosa, magari con un nome falso per farsi sposare. Se ne avete voglia posso leggerne due brevi da, da, sulle tasse di Manganelli. Che... Tasse 1, il titolo è finto. Stamane ho pagato le tasse. Come ogni volta ho avvertito un oscuro, profondo, incomprensibile piacere. Non avete capito male. Pagare le tasse mi dà una gradevole e indubitabile eccitazione, non lo nego, una faccenda strana, anomala, stravagante. Ne ho parlato a un mio amico psichiatra che mi ha guardato con un sorriso non privo di tenerezza. Mi sono chiesto spesso, perché vecchio idiota ti fa piacere pagare le tasse? È del tutto chiaro che in questo compiacimento non v'è traccia di esibizionismo civico, non mi offro come modello, come esempio del buon cittadino virtuoso come un antico spartano. Come tutti gli italiani degni di questo nome, io sono un cittadino mediocre, diciamo pure scadente. So di esserlo, sebbene non sappia dire esattamente in che modo si esprima codesta mediocrità. Lo sono globalmente come uno avvocato o padre di famiglia, segni particolari nessuno. Credo che tutti gli italiani si sentano più o meno a questo modo. Se l'inglese è impeccabile o lo era, se l'americano è espansivo o il tedesco efficiente, l'italiano è colpevole. L'italiano non si stupisce mai se qualcuno viene arrestato, lo trova naturale. Solo silenziosamente si stupisce di non essere lui l'arrestato. Qualcuno recentemente ha scritto che gli italiani dovrebbero fare tutti qualche mese di carcere. Suppongo che il proponente si considerasse estremamente paradossale. In realtà interpretava l'inconscio collettivo italiano. Gli italiani man mano che invecchiano sempre più si rallegrano e stupiscono di non essere mai stati arrestati. Per l'italiano il fatto di non essere in galera è semplicemente un segno che da noi lo Stato non funziona. Come potrebbe funzionare avendo dei cittadini come lui? L'italiano libero è semplicemente un italiano che l'ha fatta franca. Qualcuno mi dirà ci stavi parlando delle tasse, è vero, ma non ho cambiato argomento. Personalmente compiango l'evasore fiscale. Questa figura classica del cattivo cittadino evita l'unica forma di riscatto che lo Stato gli offre. Se gli va bene, nel momento in cui evade il fisco, ribadisce il suo italiano senso di colpa, si sentirà furbo e scadente. Se non gli riesce, sarà punito e cadrà nella categoria risibile di coloro che non l'hanno fatta franca. Ho usato la parola riscatto a proposito. Poiché gli italiani si sentono a piede libero, dunque in una condizione precaria e fragile, sanno di essere ricattabili. Poiché non amano lo Stato e lo Stato non li ama, gli sembra naturale che gli venga chiesto un riscatto come fanno i sequestratori. Forse questo è il segreto del piacere che mi dà pagare le tasse. Io pago e lo Stato non mi getta in prigione, vengo restituito a me stesso. Quando esco dalla banca corro a prendere l'autobus con passo leggero. Sono un evaso coi documenti in regola, è meraviglioso. L'ha chiamato Belpoliti tasse 2, non mi ricordo anche qual titolo. Secondo me se ne erano accorti, si erano accorti intendo dire che i cittadini italiani cominciavano a prenderci gusto a pagare le tasse. Diciamo la verità, quelle scadenze primaverili e novembrine avevano della scampagnata le prime, della berlingata con vino e caldarroste le seconde. La gente si incontrava per la strada mentre andava a pagare o ne ritornava e si faceva i salutini con la manina, tutto un far feste e ridacchiare. C'era anche il gusto di puntare al primato europeo, magari sorpassare la famosa Svezia, patria dei Balzelli, e soprattutto farlo per gioco, mica per un investimento serioso e senza allegria. C'era la tassa sulla salute, magari un giorno avremmo avuto la tassa sui treni, la tassa sugli aerei, la tassa postale: insomma, tutto proprio come un gioco. E eh no, si saranno detti al ministero dei Balzelli. Qui bisogna restituire il senso tragico storico della tassazione. Pagare le tasse non deve essere una scampagnata, deve essere una gara, una competizione, una sfida vinca il migliore, passando esausto sulle salme dei contribuenti stremati da una prova al limite dell'umano. Bisogna che pezzetti di unghie restino attaccati ai biglietti di banca, che gli assegni portino tracce di sangue. Bisogna che nelle famiglie si scelga, col metodo della paglia più corta, colui che, baciati con sanguigne, andrà a sfidare, a combattere, forse a morire. Lo aspetteranno a lungo, poi toglieranno la sedia dalla tavola e lo ricorderanno come colui che non tornò dal giorno delle tasse. I sottili linguisti delle amministrazioni hanno senza dubbio pensato che la festosa, limpida sintassi dei moduli avesse annoiato, che la gente perdesse tempo a leggere e rileggere dicendo però come scrivono bene e chiaro quelli del Ministero. E allora perché non introdurre lo spirito del quiz? Perché non insinuare ad arte qualche errore, qualche raffinata imprecisione? Per rendere tutta l'operazione una fiera impresa occorreva urgeva che una sana virile angoscia scendesse a sconvolgere la vita futile e festosa del contribuente italiano che una vigorosa ondata di convulsioni travagliasse tutti coloro che stavano crogiolandosi nella pericolosa convinzione che le tasse fossero la copertura per una vera sinecura Figli miei, dice lo Stato, la vita è dura, la storia è spietata. Mettetevi gli scarponi chiodati, il coltello a serramanico nella tasca posteriore sinistra, il pugno di ferro con le punte, il rasoio nella mano libera. Così da bravi la bava la bocca, gli occhi lividi, le mani tremule per furia, orrore e terrore. Queste sì, bambini miei, queste sì, che sono tasse. voglio di un altro pezzo Eh, questo pezzo qua si chiama E poi mi son stufato. L'altro giorno per Radio 3 ho sentito uno che parlava dell'innamoramento e diceva che quando siamo innamorati noi corriamo là da quell'altra persona e ci scopiamo tre volte al giorno e appena la salutiamo e saltiamo in macchina per tornare a casa... Noi non abbiamo ancora percorso un chilometro che avremmo già voglia di tornare da quella persona e scoparci ancora altre tre volte, abbracciarle, darle dei baci e portarla cinque giorni in vacanza in Normandia. E tutto questo lo facciamo perché in realtà non sappiamo neanche chi è quell'altra persona. Per cui quella persona, non sapendo neanche chi è, noi la riempiamo con tutti i nostri desideri e alla fine in realtà quindi non desideriamo quella persona, visto che non sappiamo neanche chi è, ma desideriamo tutti i nostri desideri e quella persona, non essendo ancora niente, non ci disturbi i nostri desideri che così possono sfogarsi tranquillamente. E invece, diceva Radio 3, se ci pensiamo bene, l'amore è tutta un'altra cosa rispetto all'innamoramento, perché l'amore non c'entra niente coi desideri. Nell'amore non sfoghi mai neanche un desiderio, perché l'amore c'entra con le abitudini. Uno che ama una persona è uno che è abituato a un'altra persona, essendoci abituato non desidera niente, ma vuole il bene dell'altra persona, cioè le vuole bene. Uno che è abituato a un'altra persona la ama. Quindi, essendoci abituato, non se ne accorge neanche di amarla proprio perché ci ha abituato. Entra in casa e ci mette due ore a accorgersi che anche la persona che lui ama è in casa. Cioè, per esempio, la persona che tu ami veramente è come il tuo attaccapanni, a cui sei abituato e quindi non lo vedi neanche. Allora, entri in casa e senza neanche vedere l'attaccapanni, ci appendi il giubbotto per abitudine. Ma se non c'è più l'attaccapanni, allora tu appendi il giubbotto a una cosa che non c'è più e il giubbotto casca per terra. Ma tu c'eri tanto abituato che non te ne sei neanche accorto e sei corso in bagno a pisciare. E dopo, quando torni indietro verso il corridoio e vedi il giubbotto che è cascato per terra, ti dici: Ma vè che il giubbotto è finito per terra? E proprio in quel momento, tirando su il giubbotto per riappenderlo, ti accorgi che non c'è più l'attaccapanni e di colpo dici oddio l'attaccapanni e stai male perché nel tuo corpo c'era tutta un'abitudine all'attaccapanni per cui non lo vedevi neanche, ma adesso che l'attaccapanni non c'è più, al suo posto nel tuo corpo c'è un buco e succede uguale con la persona che ami, a cui sei abituato e vuoi il suo bene, cioè le vuoi bene. Quando non c'è più lei viene il buco al posto dell'abitudine e quindi tu non hai più il pezzo di corpo in cui c'era l'abitudine. Per rendersi conto di tutto questo, diceva Radio 3, c'è un facile esperimento mentale che tutti possono fare e che lui aveva fatto, che è così: devi immaginarti d'essere su una spiaggia davanti a un mare in grande burrasca e vedere tra le onde una persona che ami e un'altra di cui sei innamorato, lì nella stessa acqua a due metri di distanza tra di loro, che sono entrambe in pericolo. Allora tu prendi un barchino ma ne puoi salvare una prima e l'altra dopo e magari nel tempo che ne tiri su una nel tuo barchino, l'altra scompare tra i flutti, il mare si richiude sulla sua testa e tu non sei riuscito a salvarla. E quello di Radio 3 l'aveva fatto tante volte quel semplice esperimento mentale: era sempre andata a finire che aveva salvato quella persona che amava, a cui voleva bene, e non aveva mai salvato quella persona di cui era innamorato, cioè quella che, non essendo nessuno, gli lasciava spazio ai suoi desideri e lui ci aveva scopato tre volte, mezz'ora prima che lei cascasse in acqua. Detto poi in un altro modo, lui era innamorato e scopava tre volte al giorno con una persona che in tutti i suoi esperimenti mentali era sempre crepata, affogata. E comunque poi io mentre ascoltavo mi dicevo a chi è che tu vuoi più bene e che ami veramente secondo questo ragionamento? E ho pensato subito alla mamma, soprattutto adesso che è già morta da più di dieci anni. E mi chiedevo anche se si poteva fare questo esperimento mentale con un morto, perché se il morto non vale, mi rimangono solo la Mari, mia sorella e la zia Bruna. E però dentro di me pensavo anche che la mamma, anche se era morta, andava benissimo per l'esperimento mentale, anche perché tra l'altro non avevo a disposizione una moglie con dei figli perché non mi ero ancora sposato e la moglie coi figli mi costava due esperimenti mentali in una volta, perché dovevo prima immaginarmi mia moglie e i miei figli, poi infilare tutto nell'altro esperimento mentale del mare in burrasca con quelli che affogano e infatti subito mi erano venuti in mente mia madre e mia sorella col papà che era già morto infatti eravamo a cena insieme a casa mia, io mia madre e mia sorella e io gli avevo fatto da mangiare della roba piena di sonnifero allora già mentre aspettavamo il caffè loro due sbadigliavano e dicevano che sonno che mi è venuto ma io le convincevo a salire in macchina per andare a fare un giro di notte al lago di Suviana e, visto che nel tragitto si erano addormentate in macchina, le trascinavo di peso ancora addormentate fin sulla riva del lago, le caricavo su un pedalò e quando eravamo in mezzo al lago le buttavo tutte e due in acqua. Loro si svegliavano, erano ancora intontite, ma si mettevano a urlare. Aiuto, affoghiamo! E allora io lì per un attimo dovevo restare sul pedalò fermo fermo a vedere chi salvavo prima. E quando nel corso dell'esperimento mentale io mi sarei dovuto mettere a cercare di tirar su mia madre, sperando dopo di riuscire a tirar su anche mia sorella, lì mi sono accorto che avevo sbagliato esperimento mentale perché sia una mamma che una sorella sono due persone a cui sei abituato e che le ami e non sei innamorato. Io non ho mai fatto sesso né con mia madre né con mia sorella. Anzi, mi vien vergogna già soltanto a pensarci, e pensavo: ho drogato e affogato in mezzo a suviana mia sorella in un esperimento mentale sbagliato, mentre al massimo mia sorella doveva affogarla nel mare di Messina al suo moroso che è siciliano mentre salvava sua madre su Moscone. Quindi adesso avevo pensato, bisogna rifare tutto l'esperimento: non con due persone a cui sei abituata tutte e due, le ami tutte e due, cioè vuoi il loro bene come la madre e la sorella ma con due persone che una la ami come tua madre, mentre l'altra persona deve essere quella di cui sei innamorato, cioè quella persona che seriamente, come avevamo già detto a Radio 3, non sai neanche chi sia per cui lascia spazio a tutti i tuoi desideri e ti permette grandi immaginazioni anche se cerchi di scoparci almeno tre volte al giorno e vorresti portarlo una settimana in Normandia di nascosto da tua moglie. La moglie però con la quale hai già fatto almeno due figli e il primo l'anno prossimo deve andare alle medie, mentre il secondo, che è una bella bambina bionda, ha appena finito l'asilo e tu sei contento perché fra dieci giorni vanno al mare a riccione per un mese, mentre tu resti a Modena e le raggiungi solo il sabato e domenica. Quindi nelle altre sere della settimana... Contavi di scopare spesso, quasi tutti i giorni, almeno due o tre volte al giorno, con quell'altra di cui sei innamorato, anche se non sai neanche chi sia. E adesso, invece? Prima di spedir la moglie a Riccione, visto che l'amavi, eri abituato che andava a Riccione, come negli ultimi sette anni, così facevi sesso con quella che non sapevi neanche chi era, ma desideravi di scoparla e desideravi anche che la stessa sera che tua moglie partiva per Riccione, quell'altra ti facesse tre pompini di seguito, che l'avevi desiderato tutto il pomeriggio. Mentre con tua moglie non lo desideravi più perché era già da sette anni che quando tu le dicevi mi fai tre pompini di seguito che l'ho desiderato tutto il pomeriggio, tua moglie che è anche buona, però anche lei ti ama e quindi anche lei un po' abituata a te, diceva sempre dai facciamo un pompino e basta che gli altri te li faccio domani. E adesso? <ride> e adesso con una scusa. Io dovevo organizzare un'altra cena, questa volta con mia moglie e i miei figli, poi con quella di cui ero innamorato, che mia moglie mi chiedeva ma chi è questa qua che vorresti invitare a cena? E io dicevo oh, ma una che lavora con me anche un po' una rompicoglioni, però il suo marito sta via un mese per lavoro, allora prima che voi andiate a Riccioni io vorrei invitarla a cena così per educazione. E mia moglie dice vabbè invitala. E poi dovevo dire a mia moglie, però, che facevo da mangiare io, perché poi dovevo bombardare gli spaghetti di sonnifero per addormentarle tutte e due. Che poi, una volta che dormivano, dovevo portarle al lago di Suviane, trascinarle fino al pedalò sulla spiaggia e caricarle, poi pedalare fino in mezzo al lago che i laghi di notte sono molto tetri, quindi avevo anche un po' paura mentre pedalavo con queste due donne addormentate sul pedalò, ma in mezzo al lago mi fermavo per buttarli in acqua, anzi andavo sotto la diga, che già mi immaginavo il giorno dopo, alle prime luci dell'alba, quando si vedevi il cadavere di una donna che galleggiava sotto la diga, con quelle carpe da dieci chili che succhiavano il cadavere. E invece in quel momento pensavo a tutto un altro esperimento mentale perché a un certo punto mi sono detto: perché uno deve sempre provare a fogarle? Queste che ami e quelle di cui sei innamorato? Io adesso mi procuro una casa che deve essere abbastanza lontana da tutto: perché non ci deve arrivare un'autoambulanza? Che se ci arriva l'autoambulanza, tutto l'esperimento mentale va a puttane. Poi devo anche procurarmi una motocicletta che deve essere ben funzionante perché anche la moto è importantissima. Poi portavo con la mia automobile la donna e i bambini che amavo in questa casa lontana da tutto dove doveva arrivare con la sua automobile quella di cui eri innamorato. E mentre mangiavamo io uscivo un attimo con la scusa di fumare una sigaretta a staccare il tubo della benzina di entrambe le automobili, in modo che tutte e due le automobili rimanessero a secco e non si potessero più usare. Poi tornavo in casa, ma precedentemente, con la scusa d'aiutare a portare i piatti in tavola, avevo avvelenato con l'arsenico sia il piatto di mia moglie che il piatto di quella di cui ero innamorato, che iniziavano a star male tutte e due. Allora, visto che le macchine non andavano, io in quel momento dovevo scegliere se portare con la moto all'ospedale, che distava più di 70 chilometri, a fare la lavanda gastrica prima la donna che amavo o prima quella di cui io ero innamorato, col rischio che l'altra che restava nel frattempo fosse già morta avvelenata. E però mi sono detto in quel momento, se non ho avvelenato anche i figli che dopo complica di molto la situazione dei salvataggi. Davanti ai figli che piangono perché la loro mamma si contorce sul pavimento con dei terribili dolori alla pancia, è difficile che salvi quella di cui sei innamorato, in quel caso salvi di sicuro quella che ami perché è la madre dei tuoi figli, quindi l'esperimento mentale viene fuori tutto falsato. Allora ho pensato che per fare l'esperimento mentale bene per prima cosa dovevo ammazzare i figli. O farla abortire quando eravamo sposati da poco, che era un altro esperimento mentale, anche quello. Poi mi sono stufato, ho pensato che non ammazzavo più nessuno e andava come andava. E di là c'è una biblioteca che abbiamo inaugurato la settimana scorsa, che stiamo costruendo con i libri donati da tutti quanti. Ugo ne ha portati due, e in generale in una settimana ne ha raccolto più o meno 100 volumi, quindi sono qui a disposizione di tutti per essere letti. Se poi le volete portare alcuni, ci fa, ci fa piacere. Grazie, eh, vabbè, grazie